Sono Luca Baricelli, sono uno studente proveniente dalla regione Marche in Italia e siamo qui insieme ad altri ragazzi per presentare i nostri progetti svolti presso la nostra scuola di studi superiori, l'IS Galilei di Jesi. Abbiamo appunto svolto questi progetti di ricerca scientifica e adesso li stiamo mostrando qua all'ESA di Dubai, che è un expo delle scienze. Studenti e imprenditori in campo all'Expo di Dubai. Gli alunni del Galilei, come ha sottolineato il vicepresidente della regione Mirko Carloni, rappresentano la creatività dei marchigiani e la speranza di un futuro più sostenibile. I quattro progetti presentati dai ragazzi riguardano il sughero e composti organici volatili, un procedimento per determinare la durata dei beni consumabili, il recupero di energia da acque reflue e l'estrazione del glutine nelle farine di diverso tipo. Noi in questa manifestazione abbiamo portato il nostro progetto che si chiama CORC, è un Organic Volatile Compound, e il nostro progetto praticamente tratta di come il sughero tende praticamente a interagire con questi composti organici volatili e in particolare come il sughero tende ad assorbirli e di conseguenza la nostra quindi ricerca si applica su ambienti indoor, quindi come il sughero riesce appunto ad assorbire questi inquinanti e di conseguenza migliorare la qualità dell'aria all'interno di questi ambienti. Grande curiosità anche per Signor, la startup innovativa Iesina, che crea prodotti altamente tecnologici nel campo dei sistemi di sensori e che ha presentato all'Expo MasterSense il naso elettronico per rilevare la freschezza dei cibi. Si tratta di uno strumento in grado di certificare l'autenticità dei prodotti alimentari attraverso l'implementazione di algoritmi e utilizzando l'intelligenza artificiale. E volevamo ringraziare la Regione Marche per il contributo che ci ha offerto e per l'occasione che ci ha fornito di venire qui a Dubai a presentare il nostro prodotto, il nostro progetto e di conoscere altre aziende che lavorano nel nostro ambito per poter creare una rete di aziende e poter creare un progetto ancora più grande. Da Cagli invece Townet ha presentato le sue smart box, sistemi di energia intelligenti per smart cities. La crescente diffusione dei sistemi di videosorveglianza e di telecomunicazione urbana ed extraurbana richiedono sistemi di alimentazione energetica sempre più efficienti e integrati con le moderne piattaforme di controllo. E l'azienda della provincia pesarese, grazie all'impiego di moderne tecnologie di accumulo e conversione basate su batterie green al litio, è diventata leader di mercato in Italia e in Europa per le soluzioni di televisione pubblica a circuito chiuso. I suoi smart box sono telecontrollati in cloud e si possono alimentare con pannelli solari o tramite l'energia ciclica dei lampioni stradali. Townet a Dubai ha presentato i suoi nuovi modelli. Qui a Dubai stiamo presentando la nostra ultima soluzione che si chiama Sfera e siamo orgogliosi di aver integrato le nostre migliori tecnologie per presentarle nel mercato di Dubai. L'esperienza è iniziata qualche mese fa al GITEX Future Star, dove siamo stati selezionati come semifinalisti di un concorso per le Smart City e grazie alla Regione Marche procediamo con lo sviluppo dei contatti che abbiamo intrapreso al GITEX per la distribuzione dei nostri prodotti nel mercato medio orientale.